Coppa di Germania. Negli ottavi di finale il Bayern Monaco ha travolto il Norimberga 3-1. Ecco il primo gol in passaggio di Bremer per Nachtwey, che fa partire una botta fantastica ed è l'1-0. Nulla da fare per il portiere Köpke. Ha preso un tiro potentissimo Nachtwey, perché la palla l'ha presa, preso col piede in mezza palla, la palla si è impennata. Vedete che cala molto bene, un tiro potentissimo, molto bello. La reazione del Norimberga, un tiro di Reuter viene deviato da Filipowski e Andersen mette alle spalle di Jean-Marie Pape. Filipov naturalmente involontariamente tocca la palla con la schiena, che smarca il suo compagno, che Andersen, vedete che Andersen scavalca il portiere, la palla tocca sulla traversa e lui naturalmente è tutto molto facile fare gol. Show di Hughes nel secondo tempo, il passaggio di Wolfhard e Mark Hughes mette alle spalle del portiere avversario per il 2-1. Che bravura di Hughes, che osservate insieme a me, che non è tanto lo stop ma la velocità di esecuzione, lo fa che la palla non si alzi, qui c'è il rigore. Ancora Hughes, atterrato dal portiere Köpke e calcio di rigore che Matteo trasformerà. Sì, il rigore c'è completamente, perché vedete che esce a forbice il portiere, tocca Hughes e fa in modo che sia il rigore. E naturalmente Matteo tira molto bene, facendo finta di tirare forte, tira pianissimo.